un principe di sangue rosso. Una volta, nel cuore dell'inverno, mentre i fiocchi di neve cadevano dal cielo come piume, una regina cuciva, seduta accanto ad una finestra. E così, cucendo e alzando gli occhi per guardare la neve, si punse un dito e caddero nella neve 3 gocce di sangue. Mi sembra di essermi gufato io un dito. Radio gufo, non interrompere. E poi tu non hai le dita. Il rosso era così bello su quel candore che ella esclamò: avessi una bambina bianca come la neve, rossa come il sangue e dai capelli neri come l'ebano, la chiamerei Biancaneve. Hai gufato una grande verità, poi non c'è niente di così bianco, di così rosso e di così nero. Già, hai proprio ragione, Radio Gufo. Ehi, ciao amico, stavi ascoltando anche tu la favola di Biancaneve? Come? Vuoi sapere perché il sangue è così rosso? Te lo spiego subito e ti faccio vedere una cosa. La mia storia? No, Radio Gufo, un pignuto di pazienza, su. Allora, il sangue circola per tutto il nostro corpo attraverso questi tubicini che si chiamano vasi sanguigni e che diventano sempre più sottili via via che si allontanano dal cuore. Il cuore è il motore del corpo, pompa sangue e lo fa circolare attraverso dei grandi vasi chiamati arterie, per poi farlo ritornare al cuore attraverso le vene. Pensa che non si ferma nemmeno quando dormi e batte circa 70 volte al pignuto. Nel sangue ci sono 3 gruppi di alleati: i globuli rossi, che portano l'ossigeno dai polmoni alle cellule, i globuli bianchi, che ci proteggono dai microbi, e le piastrine, che intervengono ogni volta che ti ferisci. E adesso ti spiego perché il sangue ha quel colore rosso. Devi sapere che nel nostro sangue c'è una sostanza che si chiama emoglobina. E questa sostanza, quando si mescola all'ossigeno che ispiriamo, crea una reazione chimica, dando origine a quel colore particolarmente rosso. Mammino, folletto perdi tempo, ma vuoi smettere di gufare tutte queste informazioni scientifiche e finire di leggermi la storia di Biancaneve? Mi dispiace, Radio Gufo, ma siccome sono un folletto perdi tempo, ho perso fin troppo tempo e io devo andare a aprire il chiosco. Finiremo di leggere la favola di Biancaneve questa sera, prima di andare a letto. Lo sapevo! Sei il solito, mi spengo. Noi ci vediamo dopo, amico. Ciao. Milo, amico folletto, vorrei una bottiglia delle tue bibite squisite. Ah, Milo non c'è. Che seccatura. E non ci sono neanche le sue bibite. Ed ora cosa faccio? Avevo organizzato una merenda sorpresa per principessa Odessa. Ronfo mi aveva promesso la collaborazione degli uccellini più melodiosi del fantabosco. Fatalina mi ha promesso che le acque del ruscello avrebbero danzato per noi. E cuoco Basilio ci ha preparato dei manicaretti gustosissimi. Manca solo Milo. Però... lo sapevo che avrei trovato quello che mi serviva. Adesso prenderò questo barilotto di blu mele e passerò più tardi a saldare il conto. Vediamo, scriviamo un messaggio a Milo. Ecco, e adesso siamo pronti a preparare questa meravigliosa merenda. Fame, fame, sempre fame, fame più grande di un grande reame. Stomaco vuoto, buio e cieco, che quando uno lo si sente l'eco. Stomaco vuoto, buio e cupo, fame da sempre, fame da lupo. Ma non c'è nessuna bibita qua sugli scaffali. Milo! Milo, presto, ho così fame! Che sono, guarda! Bevo anche una delle tue bibite, così sono schifosissime, ma la bevo lo stesso. Milo! Ho così fame che ho male alla testa, male allo stomaco, male alla coda! Milo! Non c'è, quando c'è bisogno di lui, lui non c'è. Ah, guarda che... Che cos'è quello? È una roba che si mangia? Ma fammi un po' vedere qua, eh? È una lettera. Ecco, c'è.
Romilo. Non c'è, vabbè. Ho preso un barilotto di blumele. Passerò a saldare più tardi. Vabbè. Sono nei pressi della sorgente. Ti sarei grato se vi conducessi, principessa Odessa. Ma senza dirglielo. E io sono lì. Le sto organizzando una merenda sorpresa. Principe Giglio. Merenda? Sorpresa? Principe Giglio! È certo che Principe Giglio è un osso duro, eh sì, ma se io metto in campo tutta la mia bravura lupina, riesco a mettere le zampe sulla merenda! C'è, Lupo Lucio! Sì, chi c'è? Ah, sono io, sì, Lupo Lucio! Andiamo a mangiare, sì! Andiamo! Fra qualche pignuto sarò alla radura. Che strano. Più vado avanti e più questo barilotto mi sembra leggero. Guardiamo un momento. Per tutte le lance dei tornei, ma è bucato! Ma sta perdendo liquido! Se continua così arriverò alla radura che non ci sarà neanche più una goccia di blumele. Devo trovare una soluzione. Cosa posso fare? Ah! Userò il mio fazzoletto come tappo. Vediamo. Tanto poi lo manderò in fatalanderia. Ecco. Sembra funzionare. Bene. Andiamo. Mele, melevisione. Tele, tele chiediamo. Principessa, che cosa hai fatto? Che cosa ti è successo? Oh, Willow, sapessi, una tragedia. Calmati, calmati, beviti un bicchiere di tiramisù per primo. Vedi, si tratta del mio principe Giglio. E che cosa ha fatto? Ti ha abbandonata? No. Ti ha offesa? No. Non vuole più sposarti? Ma no, non si tratta di questo. Ecco, secondo me è in pericolo. È stato ferito, forse è morte. Gina, che cosa ti fa credere che sia in pericolo? Vedi, tracce di sangue nel bosco, sì. Può essere partito per la sua grande impresa ed essere assalito da banditi, oppure da un gigante, o peggio ancora, Drago Focus. Ma no, principessa Odessa, Principe Giglio non partirebbe mai per la sua grande impresa senza prima avvisarti. Forse il sangue è di un leprotto attaccato dal Lupo Lucio, o forse di un cinghiale trafitto da Orco Rubio. Milo Cotogno, per tua informazione, una principessa sa riconoscere il sangue reale, soprattutto di un principe. È troppo speciale. Se lo dici tu. E poi vedi, è parecchie ore che Principe Giglio non si vede intorno. E così ho provato a chiedere in giro. Cuoco Basilio mi è sembrato tanto imbarazzato. Baliabea era evasiva, sbrigativa, sfuggente e anche fatalina. Per non parlare di Ruffo, ha iniziato a palpettare. Oh, Milo, devi assolutamente cercarlo, vai a cercarlo. Va bene, ti prometto che lo cercherò. Ma se è veramente ferito, dovrò prima costruire una valigetta per il pronto soccorso. Oh, una valigetta? Sì, allora, per prima cosa dobbiamo procurarci una scatola per le scarpe. Poi un piattino, un foglio di carta bianco, un foglio di carta rosso, una striscia di cartoncino e poi un tubetto di colla, forbici dalla punta arrotondata, due spaghi e poi una matita ben appuntita e due fermacampioni. Eccoli qua. Allora, per prima cosa dobbiamo fare il manico della scatola e quindi dobbiamo fare due fori con la matita ben appuntita sulla scatola e mi raccomando, fate aiutare da un grande, eh? E buono. Adesso foriamo anche il cartoncino. Ecco, e adesso lo fermiamo con un fermacampione. Ecco. Ora
dobbiamo fare la cerniera laterale. E quindi facciamo due fori a destra e due a sinistra. Qui. E adesso facciamo passare uno spago dall'esterno della scatola. Adesso dobbiamo prendere un cartoncino bianco e con un piattino disegniamo un cerchio. E poi lo ritagliamo. Ecco fatto. E lo incolliamo al centro della scatola. Adesso bisogna attaccarci sopra una bella croce rossa. Quindi prendiamo un cartoncino rosso e con lo stesso piattino facciamo un altro cerchio. Adesso disegniamo una croce all'interno di questo cerchio. E ora la ritagliamo. Ecco. Adesso attacchiamo questa croce rossa all'interno del cerchio. Ecco fatto. E adesso prendiamo un pennarello nero. Eccolo qui. E scriviamo sotto la croce pronto soccorso. Bella, vero? È bellissima, Milo. E cosa bisogna metterci dentro? Ah, poche cose, però indispensabili. Allora, un disinfettante, di quelli che non pizzicano. Cotone idrofilo, dei cerotti e delle garze. Anche tu puoi chiedere ai tuoi genitori di comprarti queste poche cose, che sono essenziali per una valigetta del pronto soccorso. Adesso Milo però, corri a cercare Principe Giglio, ti prego. Io ti aspetterò qui al chiosco. Sì, corro. Sì, finalmente si mangia. Sì, tra poco troverò il principe col cestino. Sì. E questo che cos'è? Fammi un po' vedere, sì. È un fazzoletto, sì. È macchiato di blu. Ah, sì. Ci sono anche delle iniziali qua. Cosa c'è scritto? Sì. PG. PG? Ah, sì. Sono le iniziali di Principe Giglio, sì. Ah! Ma allora questo è il suo sangue, il sangue blu, il sangue dei principi. Ah! Guarda quante macchie di sangue! Allora vuol dire che qualcuno ha trovato Principe Giglio prima di me. L'ha già attaccato e si sarà già papato tutto. Forse dovrei andare a aiutare Principe Giglio. Ma a me il sangue fa impressione. Sai cosa ti dico? Che io torno al chiosco, sì. E chi se ne importa della fame? Ah, presto, Milo. Devo prendermi un tiramisù per presto. Oh, uffa e strauffa, è la pignantesima volta che controllo che sia tutto in ordine e Principessa non è ancora arrivata. Dunque, vediamo. Allora,
I bicchieri ci sono, i piatti ci sono, le posate sì ci sono, i piatti di portata anche, i fiorellini, ecco, i fiorellini così. Ah, bene, la brocca, oh, ma principe Giglio, dove hai la testa? È la pignantesima volta che controllo che tutto sia in ordine e non ho riempito la brocca di blu mele. Ah. Ma com'è possibile? Oh no, ho perso il fazzoletto che tappava il buco e ora tutto il barilotto si è svuotato di blu mele. E adesso che cosa faccio? Pazienza, principessa Odessa dovrà adattarsi a bere fresca acqua di sorgente. Oh, qui c'è una pozzanghera di blu mele che rovina l'eccellenza della mia organizzazione. Devo assolutamente pulirla. Vado a prendere dell'acqua per lavarla e fra poco sarà tutto a posto. Certo che se principessa si decidesse ad arrivare... Milo! Milo! Presto! Un tiramisù, c'ho tutti i peli dritti dallo spavento! E lui non c'è, ma le bottiglie sì! E quindi mi prendo da bere da solo, ecco! Ah, finalmente! Presto! Un po' di tiramisù per sì! Oh, ecco! Lupo Lucio! Oh, principessa poverina! Lupo Lucio! Perché? Perché dovrei essere poverina? Ah, ma non ti preoccupare! Non ti preoccupare, ne troverai un'altra, sì, sì! Sei magretta, ma sei carina, Ma cosa vuol dire ne troverò un altro? Non capisco! Oh, vabbè, non ti preoccupare, troverai un altro principe più bello anche di quello lì, Lupo Lucio, ma allora forse sei qualche cosa sul principe Giglio? È caduto in disgrazia, confessa! Ma principe Giglio, ma cosa ne so, magari era in giro col suo cestino da picnic? Lupo Lucio! Adesso basta, non lasciarmi sulle spine! Parla! E basta scuotermi così che mi spetti di tutto! Oh, io ero in giro per il bosco! E ho visto! Ho visto! Ho visto! Cosa hai visto? E non te lo posso dire! Perché è troppo spaventoso, però! Ho trovato questa! Oh, povero principe! Ma questo... il fazzoletto di principe Giglio, ci sono le sue iniziali! Oh, povero principe! Ed è tutto sporco di sangue! Oh, povero! Forse però non è ancora morto, ma è in pericolo! Dobbiamo andarlo a cercare! Forza, andiamo, vieni! Ma nemmeno per sogno! A me il sangue fa senso! Mi rimango qua! Oh. Ma come? Ma non puoi rifiutare di aiutare principe Giglio, Lupo Lucio! A meno che... A meno che cosa, A meno che non l'hai assalito tu, ecco cosa ti dico. In fondo hai il suo fazzoletto sporco di sangue, no? Oh, io? Ma che, cosa ne so io? Che cosa portavo nel suo cestino del picnic? L'ho assalito io, ma figuriamoci. Lupo Lucio? Che? Guardami. . Non mi sembri sincero. Vabbè, facciamo così. Ecco, allora, io vado a cercare principe Giglio. Tu invece ti siedi qua, casomai arrivassero notizie qui al Fantabosco. Aspetta perché ti do anche una pallina di sputapallia, un momento, sì, ma pensa a te, se io ho assalito principe Giglio, una monetina, ecco, sì, e adesso, sì, pronti? Ah, sì, poverino, avrà difeso strenuamente, eroicamente, il cestino, tieni. Oh. Sugo di sangue che scorre tranquillo. Oppure spruzzano il cuore zampillo. Onde di sangue che vanno serene oppure sbattono dentro le vene. Quando la vita ha colori confusi, guardano il sole con gli occhi chiusi. E lì ti posso vedere perché, rosso, sei dentro di me. Ma questa filastrocca parla di sangue! Dobbiamo andare a salvare il principe Giglio! Forza, vieni con me, vieni! Questo non è un comportamento principesco! Principessa Odessa ha visto delle gocce di sangue nel bosco e si è convinta che tu fossi stato ferito. Oh, povera la mia principessina. Mi ha fatto costruire anche una cassetta del pronto soccorso e mi ha spedito di corsa a cercarti. Per fortuna che sei vivo e vegeto. Sì, però adesso sbrigati perché se no la mia merenda a sorpresa la farò nel cuor della notte.
Cipigna, questo plumele è appiccicoso. Ci vorrebbe un altro po' d'acqua. Eh beh, vado alla sorgente a prendertene un'altra brocca. Grazie. Un lago! Un mare! Un oceano di sangue blu! Oh, Milo, ma che cosa stai facendo? Sto ripulendo questa macchia. Oh, Lupo Lucio, ma allora è proprio vero! Principe Cigli è stato ferito a morte! Tutto questo sangue... Sangue? Mi sento svenire. Mi sento mancare anch'io. Principessa Lucio, per tutte le piccole spignolate. Oh, ti prego, rispondimi. Rispondimi, principessa. Ecco. Principessa. Un fantasma! Principessa. Un angelo! Oh no, mia principessa, non sono né un angelo né un fantasma, sono il tuo principe Giglio in carne ed ossa. Ma allora non sei morto? Ma ti sembro morto, principessa. E non sei neanche ferito. Ma guarda, non perdo neanche sangue dal naso. Ma tu, merenda l'hai già fatta? E tu come fai a sapere della nostra merenda? Come puoi sapere? Ma è semplice! Il mio fiuto è infallibile! Di lupo! Ah, davvero, Lupo Lucio? E come mai il tuo infallibile fiuto lupino non si è accorto che quelle macchie di sangue altro non erano che di plumele? Ma, che ne so. E in quanto a te, principessodessa, non eri tu a sostenere che le principesse riconoscono sempre il sangue dei principi perché è speciale? Sì, hai ragione, Milo, io mi sono confusa! Era sangue blu! Ma è un modo di dire! Si dice che i principi e i re abbiano sangue blu per indicare la loro appartenenza alla classe dei nobili. E forse per il fatto che, non prendendo mai il sole, le loro venuzze blu risaltano molto sulla loro pelle chiara. In realtà, negli uomini si distinguono 4 gruppi sanguigni. 0, A, B e AB. Ed è molto importante conoscere il proprio gruppo sanguigno, perché può sempre servire per una trasfusione, oppure per donare il sangue a chi ne ha bisogno. Oh, e pensare che io mi sono presa tutto questo spavento per qualche goccia di blumele. No, non ti preoccupare, mia cara. Adesso mangerai un po' della mia merenda e vedrai che ti passeranno tutte le tue paure. Ma sapete che mi sono preso un bello spavento anch'io? E allora facciamo questa merenda, dai, mangiamo. Va bene, dovremo rimandare il nostro picnic romantico un altro giorno. Prego, sei invitato anche tu al nostro picnic, Lupo Lucio. E anche tu, Milo, naturalmente. Grazie, principe Giglia. Cipigna, hai visto quanti spaventi per qualche goccia di sangue? Che poi sangue non era. E tu, mi raccomando, se ti graffi, ti pungi o ti tagli, non ti spaventare. Metti un po' di disinfettante, un cerottino, e poi le tue piastrine si daranno da fare per fare la crosta. Beh, adesso vado a fare un po' di merenda. Ci vediamo domani, amico. Ciao.